Si è svolto giovedì 8 marzo il convegno organizzato dall'Assessorato alle Pari Opportunità e la Consulta delle Donne di Avetrana per premiare tre donne che si sono fatte valere nel corso degli anni per la loro esperienza nell'ambito del sociale e per la promozione del loro territorio. Le donne premiate di Avetrana sono state la signora Gianna Di Noi, la signora Anna Leobono e la signora Teresa Iazzi. Vi hanno partecipato all'evento, oltre al sindaco Antonio Minò e all'assessore alle pari opportunità Cosima Manna, la presidente della Consulta delle Donne, la signora Tiziana Manna, la professoressa Maria Antonietta Todisco, che ha moderato la serata, e la dottoressa Maria Pasanisi, esperta in politiche di genere, che ha consegnato i premi. Inoltre, si è inaugurato lo sportello antiviolenza per le donne nel comune di Avetrana. Ascoltiamo ora le parole di chi gestirà lo sportello, dell'assessoressa Cosima Manna e della presidente della consulta, signora Tiziana Manna. Allora, oggi la consulta delle donne insieme all'assessorato per le pari opportunità inaugurano un centro che ha una valenza fondamentale per la comunità locale, lo sportello donna. È uno sportello che sarà uno spazio di accoglienza per tutti coloro che vivono, per tutte le donne in particolare, che vivono situazioni di disagio da tanti punti di vista, disagio familiare, disagio sociale. E questo sportello donna sarà libero nel suo accesso, quindi non ci saranno assolutamente vincoli di nessun tipo, di età, di ceto sociale e di nazionalità. Quindi questo denota una grandissima volontà di emancipazione e di progresso, perché è una comunità che si fa carico e che cerca di guardare con attenzione ai bisogni di chi ne fa parte, ecco, che sta valorizzando la bella dimensione del prendersi cura. Quindi questo spazio comporta la presenza di due professionisti. Io sono la dottoressa Caforio, la psicoterapeuta che si occuperà delle consulenze psicologiche due volte alla settimana, e poi ci sarà l'avvocatessa, la dottoressa Stasi, che si occuperà invece delle consulenze legali. Quindi questo sportello vuole offrire un supporto da tanti punti di vista, proprio per dare a chi vi accede la possibilità di sentirsi sostenuta in tutto e per tutto. Tra l'altro, questo sportello donna voluto dalla consulta delle donne ha tenuto conto anche di un'altra criticità del territorio: non vi sono altri centri, per cui molte donne, molte persone hanno difficoltà ad accedere ai servizi. Questo sportello donna darà la possibilità a chi fa parte del comune, a chi è vicino al comune, di potervi accedere. L'assessore alle pari opportunità, insieme alla consulta delle donne, festeggiamo la festa della donna. In occasione abbiamo voluto premiare delle donne che si sono impegnate nel sociale, sia per quanto riguarda l'arte, la cultura e la società. Un altro evento importante che questa sera la consulta ha voluto presentare alle donne di Avetrana, specialmente alle donne che sono delle donne indigenti, che non hanno la possibilità di rivolgersi ai centri più vicini, e lo sportello donna. Lo sportello donna è il luogo dove si può offrire ascolto, orientamento, e comunicazione per i loro problemi. Dunque, si avrà un legale e una psicologa che due volte al mese lo sportello offrirà questi colloqui. Allora, buonasera, sono la neo presidente della consulta delle donne di Avetrana. Sono stata eletta nel secondo anno della nascita, appunto, della consulta, e ringrazio chi ha creduto in me e mi ha dato l'incarico per questo ruolo. E noi come consulta nasciamo, diciamo, istituita dall'assessorato alle pari opportunità, e si adopera nelle iniziative per promuovere e per valorizzare il ruolo della donna nella società di Avetrana. Abbiamo già fatto diversi eventi, tipo sul piano della sanità. Ci siamo già adoperati a novembre del 2017 con una giornata gratuita rivolta ad una consulenza ginecologica per i problemi della menopausa. Adesso invece a breve apriremo lo sportello donna per tutti i problemi che possono, appunto, ruotare intorno
alle donne avetranesi. Ringrazio ancora per questa possibilità che mi è stata data per dare l'apporto. Mi auguro che possiamo fare cose buone sia per il nostro paese e soprattutto per le donne del nostro paese. Grazie.